Il Partito dei Lavoratori non invierebbe armi per la guerra di altri. Quella è la borghesia, la madre del nazionalsocialismo, che nutre i suoi figli di oggi, i battaglioni nazisti ucraini. I precari sono raddoppiati, i poveri assoluti sono triplicati, il risparmio privato si sta consumando. Sai qual è il punto? Tu ci cerchi perché hai interesse nella cosa, ma se non ne parla nessuno, le televisioni nazionali... Infatti, è quello. Con questa arma del referendum che dice al popolo, tu adesso ti puoi esprimere, hai manifestato, sappiamo che tu hai una posizione che ti divarica completamente dai tuoi dirigenti, è un fatto enorme. I nostri costituenti, quando hanno fatto la Costituzione italiana, avevano previsto questa ipotesi. Se un paese come l'Italia a un certo punto si inceppa il meccanismo in questo paese, le ripercussioni possono essere veramente, veramente considerevoli. Però c'è da considerare che nel caso del referendum è diverso, perché adesso è maggioranza del paese quella che non vuole andare in guerra. Io vorrei che dicessero una parola. Devono essere intraprendenti, devono dire una intraprendenti, di spessore. Oggi non interessa, ma quando partiremo per il fronte allora le interesserà. Mandare armi, 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 armi e basta, a me non mi sembra tanto un'opera buona. Alcuni giuristi hanno trovato la breccia nel muro. Io ci ho infilato una leva. Adesso, tutti insieme, dobbiamo fare forza. Le informazioni del Parlamento non saranno con noi. Non saranno con noi perché la guerra è un gran giro dei quattrini e quello è il giro loro, o meglio, dei loro padroni. E mai più si ripeta che noi forniamo armi a un paese in guerra. Militanza è darsi da fare con generosità per quello che è un grande disegno politico assolutamente comune. Questa è politica, stiamo facendola oggi, mi raccomando, facciamo tutti insieme questo salto di qualità che è molto molto importante.